Se volete account fondati oppure aggiunte di denaro, di deluxe, di rango, di proprietà e quant'altro ancora sul vostro account PlayStation 4 al prezzo più basso d'Italia in assoluto, contattate Chiocciola Dopati GTA su Instagram oppure Chiocciola GTA Dopati su Telegram, link in descrizione. Bella a tutti ragazzi, qui è ZWillix che vi parla. In questo nuovo video ragazzi andremo a capire qual è la migliore auto da Formula 1 di GTA Online da scegliere tra la Ocelot R88 e la ProGen PR4. Queste due auto sono state rilasciate giovedì 27 febbraio, abbiamo la R88 acquistabile a $3.115.000, mentre il PR4 costa $3.515.000. Partiamo dalle loro modifiche. Per la R88 ho speso $330.000 di modifiche, per un totale di $3.450.000 spesi tra personalizzazione e acquisto. Nella vita reale la R88 sarebbe la Lotus 97T con, diciamo, se così possiamo dire, il naso, no? Preso dall'Alfa Romeo 179B, mentre per il PR4 ho speso circa $385.000 di modifiche per un totale di circa $3.900.000 spesi sempre tra personalizzazione e acquisto. La sua versione nella realtà è la McLaren MP4-6. Le personalizzazioni di entrambe le auto non sono niente di che, però è giusto così, anche perché sennò con 7 miliardi di personalizzazioni le auto non sarebbero auto da Formula 1. Anche le livree sono tutte sponsor. Io speravo in qualcosa di creativo, però comunque ci stanno alla fine, tipo la livrea del tabacco, una roba del genere sull'R88, tutta nera con il colore primario giallo, con tutte le scritte gialle, spacca veramente. Ci stanno alcune livree che spaccano, però insomma alla fine non sono niente di che anche le livree, se dobbiamo dire la verità. Adesso direi che possiamo passare al test dell'aeroporto. Avete visto, la R88 ha vinto però praticamente di un frame, di un centesimo di secondo. Infatti la velocità massima di entrambi i mezzi si aggira tra i 192 e i 196 km orari. Tutti e due i veicoli hanno l'abilità del turbo, che ricorda molto il turbo visto nella moto delle rapine chiamata Electro, che si ricarica ogni qualvolta freniamo. Sono molto simili a livello di performance, non ci stanno delle differenze enormi. Personalmente a livello di manovrabilità mi sono trovato meglio con il PR4, che ci ha addirittura fatto il record mondiale, sicuramente hanno battuto, su una delle nuove gare a ruote scoperte, no? Quella all'aeroporto, una roba imminente, ora non mi ricordo il nome, comunque lo state vedendo nel gameplay. Sono molto simili a livello di performance, non c'è una differenza stratosferica da notare particolarmente, anche se personalmente a livello di manovrabilità mi sono trovato meglio con il PR4. Entrambe le auto prendono molto bene gli angoli e hanno un'altissima aderenza quando viaggiate velocemente, però nonostante questo, chiaramente a bassa velocità entrambi i veicoli sbandano molto facilmente, essendo che sono mezzi fatti per la Formula 1. Inoltre la loro carrozzeria è troppo ingombrante. Quando viaggerete ad alta velocità per tutta la città, il rischio di sbandare anche per un solo angolino è altissimo, e questa cosa rischia di farvi perdere quel flusso che avete quando state accelerando al massimo per tutta la mappa. Non ci sono grandi differenze, forse per un pelo preferisco il PR4, che mi è sembrata più stabile della R88, ma su per giù siamo sempre lì. Quindi quale delle due consiglio? Personalmente a me piace di più il PR4, però se devo dirvi la verità, entrambi i veicoli sono su per giù uguali. C'è una leggera differenza tra la loro velocità e la loro manovrabilità, ma è una differenza praticamente inesistente, quindi se dovete sceglierne una, fatelo in base ai vostri gusti sull'estetica della carrozzeria e non state a preoccuparvi troppo delle prestazioni. Poi, in generale, se state ancora guadagnando, sinceramente non consiglio di comprarle, anche perché le loro gare sono noiose dopo poco e sono dei mezzi che secondo me un giocatore li usa e poi li molla nel garage per sempre appena si è stancato di usarli. Fatemi sapere cosa ne pensate votando il sondaggio in alto a destra e direi che possiamo passare
gare agli eventi della settimana. Insieme a due veicoli, Rockstar Games ha aggiunto anche 7 gare per la loro categoria di nome Ruote Scoperte. Se volete giocarle dovete aprire menu di pausa, poi andare su Avvia attività create da Rockstar, gare, e scorrete finché non troverete le 7 gare a ruote scoperte. Quando le avviate potete scegliere addirittura che tipo di ruota applicare, anche se alla fine penso sia inutile, dato che con le morbide finirete quasi sempre nel pit box, ed entrare nel pit box vi farà solo perdere secondi preziosi. Infatti, quando andrete a gareggiare dovete pure stare attenti sia alle condizioni del veicolo che all'aderenza delle ruote, e se la barra dell'aderenza delle ruote finisce, il veicolo sbanderà ogni 3x2, rendendolo praticamente inguidabile. Fino alla mattina di giovedì 5 marzo queste gare avranno il doppio guadagno di RP e soldi. Non è l'unico bonus della settimana, perché il doppio guadagno, oltre che in queste 7 gare, è presente anche sia nelle missioni del centro operativo mobile che nelle missioni import-export. Inoltre, facendo accesso, riceverete in regalo queste due magliette per il vostro personaggio. La macchina che potete vincere alla ruota della fortuna questa settimana è il Vagrant. La prova a tempo normale e quella per l'RC Bandito si trovano in questi punti della mappa. Infine, gli sconti della settimana che personalmente consiglio sono il 40% di sconto sull'Avenger, sul Cargo Bob, sull'Hunter, sulla Kula, sull'APC e sul Jetpack. Il 40% di sconto sulle modifiche a Los Santos Customs, su alcune modifiche di Los Santos Customs. Il 35% di sconto su tutti i bunker, su tutti gli hangar, sul centro operativo mobile. Il 30% di sconto sulla stazione dei droni nella vostra sala giochi. Ed infine il 25% di sconto sull'RC Tank. Mentre chi ha collegato il proprio account Twitch Prime sul Social Club potrà ricevere lo sconto del 35% sullo Zaba e un addizionale 10% di sconto su tutti gli sconti pubblici della settimana. Da ZWillix è tutto, noi ci sentiamo al prossimo video!